adesso risolviamo le cose dei vivi. Mi dia le sue generalità. Lei come si chiama? Come ti fa per cercare con un marito che la signora? Io non la conosco che la signora, che ne so come si chiama. È l'ennesima volta che ti chiedo chi sei, come ti chiami e da dove vieni. Tu fai sempre orecchie da mercante. Ah, io come sì, mi chiamo? Sì, tu come ti chiami? Io mi chiamo Capozzi Bassano, Capozzi Giuseppe, nato e domiciliato in campagna, scarpe numero 42, pressione 140-180, altezza 1,75. Senti Capozzo, ma che sei dicendo? Senti Capozzo, io qui ho una dichiarazione di tua moglie, certa Ietta Filomena, nella quale afferma che tu nell'azienda sei addetto alle pulizie. Praticamente tu là dentro scopi assieme alle signore che ti aiutano a pulire i gabinetti. In conclusione tua moglie asserisce che tu là dentro scopi, è vero? Che farabutta è quella là? Io ho detto che scopo quello del capello, con le signore che fanno col capello. Io sono una persona seria, una persona onesta, e queste cose non le faccio dalla prima guerra mondiale, del 1800, non mi ricordo manco che data è, per fortuna. Allora, e quindi che devo fare qua? Prendi la valigia, metti la valigia tu. Qua dentro stanno tutti i documenti. Ancora con quella valigia. Ora mi ha proprio scocciato. Stanno tutti. La tolga, oh. Adesso cerchiamo di chiudere l'argomento. Mamma mia, bello. Un momento, per piacere. 45, Peppe Capozzi, ma sai che ti ha mandato qua, adesso vogliamo concludere o no? Dunque, tu nella gente che fai? Scopo o non scopo? Io modestamente non scopo, si interessa la mia segretaria per le pulizie. E ricordati che io sono un grande professionista ed anche un grande riccone, e non scopo! Avvocato, ve l'ho detto che sono completamente sordo. Come voi non scopate con la segretaria perché siete un grande professionista ricco. Ma Pasqua, chi sei nato qua? Dove mi andate? Ti posso nascere da un ricco? Brutto mascalzone, come ti permetti di dire certe cose? Ma guardate Gesù, Giuseppe e Maria, notte a notte si è presentato un disgraziato di questo per intossicarmi la serata. Ha ragione tua moglie di dire che tu ci metti in faccia lo scorno. Ehi, come? Vostra moglie vi fa il corno? Non tenne ragione, voi siete dell'altra sponda. Esci immediatamente fuori, mascalzone, altrimenti chiamo i carabinieri e ti faccio restare per pascolo abusivo. Vai fuori, vai via. Sto schiatto a morte, ma vuoi far restare i carabinieri per pascolo abusivo? Ma pigliato per un ciuccio, ma pigliato io. Tu sei peggio di un ciuccio. Esci subito fuori, brutto scorpio che non sei altro. A me dice brutto scorpio, guardate che quadro qua, che se l'avessero pittato qua a scopa, era il più affatto da cristiani su coi. L'applauso ce lo meritiamo e Don Peppino conclude con il finale. Signore e signori, scusate l'abbigliamento, scusate gli errori che abbiamo fatto perché è stata una precipitazione che... No, comunque... Io adesso prendo il mio io, lo unisco al suo, per far emergere la realtà, l'amicizia, la bontà. Noi siamo amici, anche se siamo due, sembriamo due contendenti. Comunque, noi vogliamo anche chetare un pochettino gli anni di questo simpaticissimo pubblico che ha avuto la costanza di ascoltare due poveri disgraziati qua sopra che hanno sapere manca com'era la cosa, cara, non per cose pazze.